c'è l'amministratore, che ringrazio della sua presenza, l'amico Francesco Massi, c'è il direttore generale di AIM, c'è il signor Fontana, che è funzionario di AIM Mobilità, c'è anche il Confcommercio, che ringrazio della loro presenza, con Federico e con Nicola Piccolo, e perché questa conferenza stampa. Perché qualche giorno fa, qualche settimana fa, quando stavamo uscendo dalle varie fasi del Covid, in particolare nell'ambito della fase 2, abbiamo cominciato a farci qualche domanda su come l'amministrazione possa aiutare le attività produttive, in particolare gli esercizi commerciali, a ripartire in questo momento di ripartenza, appunto, nella fase 3, e in particolare del 3 giugno, per capire come poter appunto dare loro una mano in concreto con tutta una serie di misure che l'amministrazione intende adottare, ha già cominciato a prendere in realtà decisioni importanti, sulla scorta anche, ricorderete, delle linee di indirizzo del Consiglio Comunale. E all'interno di quelle linee di indirizzo la maggioranza particolare e le minoranze avevano condiviso con noi, con la Giunta, alcune scelte, tra cui quelle appunto di studiare delle promozioni per la sosta per la clientela delle attività commerciali, delle attività imprenditoriali della nostra città. Quando parlo di questo, naturalmente preciso subito che non sto parlando solo di centro storico, sto parlando di tutta la città, perché il commercio, ad esempio, o i bar e i ristoranti sono in tutta la città, quindi ovunque ci siano delle strisce blu a pagamento noi ragioniamo in quella direzione, quindi le iniziative riguardano la città di Vicenza e le iniziative